Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono Stain e ho avuto purtroppo grossi problemi con il programma di editing e quindi ho dovuto rifare questo video. Avevo provato un nuovo tipo di edit, bellissimo, ma purtroppo il programma non è riuscito a supportarlo e quindi mi è toccato ricominciare da capo il progetto. Ho perso un paio d'ore di lavoro, quindi vabbè, pazienza, questo un paio d'ore perché erano tre video, ma non è questo il punto. In questo video vado a mostrarvi dove trovare 14 ulteriori casse nella mappa di Mondstadt. E vi ricordo ancora una volta, se questo genere di video vi è utile, vi invito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui nuovi video che porterò di questo tipo e anche su altri giochi o altri tipi di contenuto. Insomma, se volete supportarmi, lo apprezzerei molto. Non c'è nulla di difficile in realtà in questo video, c'è un po' di nemici da battere, questo mini boss qui, ho tagliato ovviamente le scene in cui succedono cose che sono abbastanza scontate, per esempio l'inizio del fight, poi ho mostrato direttamente la fine del fight e quindi il boss che viene sconfitto e la cassa che di conseguenza viene presa. A parte questo, boh, niente da dire in realtà, l'unica cassa un po' complicata è quella lì in mezzo al mare, però basta avere un pochino di stamina, andare nell'highground. Io penso di aver fatto un giro molto molto comodo, quindi è un giro che consiglio anche a voi. Ovviamente poi mostro nelle varie fasi dove sono tutte quante le casse, quindi siete liberi di seguire il percorso che più preferite, ma penso che quello che ho seguito io sia molto molto comodo, anche perché fa prendere le casse in serie, soprattutto per il pezzo che sta per arrivare dopo questo qui, dove devo dire, io sul primo account mi sono trovato a trovare la statuetta senza il pesciolino blu volante e non capivo dove fosse. Era qui, era questo quello di cui parlavo in qualche video fa. Quindi guardate bene la zona, io qui lo cercavo fra l'altro, me l'ero un attimo perso, ci stavo camminando sopra. Una volta distrutte queste rocce qui, spunterà il robino blu da seguire. Se lo seguirete, vi troverete a prendere altre due casse direttamente, tre casse in realtà, perché ce n'è una subito qui, ai piedi della torre, questa qui, piccolina. Dopodiché, salendo di sopra, c'è un'altra torre, scusate, un'altra cassa in cima alla torre, e oltre a quella, dalla cima della torre, avremo la possibilità di sparare ai pallini blu volanti, mostri volanti azzurrini, non so come preferite chiamarli, ma avremo questa possibilità. Appunto, io qui sto cancellando un attimo quello che ho trovato, e in tutto questo il nostro caro amico pesciolino volante continuerà il suo percorso verso una ulteriore cassa, quindi penso di aver combinato molto bene in questo pezzo le cose da fare. Ho anche subito un colpo per cadere giù molto più in fretta, quindi ottimo, era tutto calcolato, ma in realtà no, mi è andata di culo, però non è stato un problema. Una volta prese queste casse qui, rimangono soltanto due casse, mi pare, e una è sulla scogliera, quindi non c'è da scendere, basta costeggiare questo lato, la si vede già da qui in realtà, comunque basta continuare a costeggiare questo lato e poi c'è questa cassa. E da qui, molto semplicemente, bisogna andare lì su quegli scogli in acqua, proprio quelli che si vedono, e basta avere appunto un pochino di stamina, quindi non fate l'errore di sprintare, saltare, ci si arriva tranquillamente. Una volta arrivati qui sopra, ultima cassa, e abbiamo preso 14 ulteriori casse. Sono tanti video da fare perché sono tantissime casse, quindi vi ringrazio per la visione, vi invito ancora a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al canale. Ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti!